Bentornati amici sul bar più vaporoso di tutto il tubo. Oggi faremo un video speciale dove andremo a vedere come produco la mia birra fatta in casa. Andremo a vedere nel dettaglio quello che utilizzeremo, poi vedremo le varie fasi del processo e come sempre ci vedremo qualche birretta durante tutta la fase di operazione. Ma andiamo al dettaglio e ci vediamo tra poco. Bene, questa è l'attrezzatura. Partiamo dalla pentola, noi oggi produrremo 50 litri di birra, il fornellone che è collegato alle bombole, poi abbiamo un raffreddatore a placche, uno scambiatore di calore a placche, scusate, una pompa per il ricircolo e per lo spurge, poi ovviamente i nostri grani e i materiali che utilizziamo per fare tutta la produzione, quindi luppolo, lievito, questa lo uso per fare lo spedge, il sanitizzante, densimetro, pala per i grani, il macinino che vedete qui macina, un secchio, questo sarà il fermentatore e quell'altro un contenitore che utilizzeremo poi per le varie fasi. E questo è il mio cane. Ora andiamo a macinare i grani che da così con il nostro macinino professionale. Una volta macinato il grano dovrebbe più o meno risultare così, quindi spaccato e non tritato, va solamente rotto il grano in modo tale che questo bianco che vedete qui sprigioni l'almidone e quindi potremmo estrarre lo zucchero. Ovviamente quando si birrifica dobbiamo bere e oggi partiamo da questa Citrus Session IPA Easy Pilsner. È veramente easy, è una birra piuttosto leggera, corpo molto blando e con delle buonissime note citriche, veramente bilanciate con il corpo blando. Intanto stiamo aspettando che la nostra temperatura aumenti, dovremmo arrivare a una settantina di gradi per poi immergere il grano che abbiamo precedentemente macinato. Siamo arrivati a 72 gradi, quindi ora andremo a buttare i grani dentro l'acqua. Io arrivo a 72 gradi perché più o meno poi dopo con l'incorporamento dei grani si abbassa di qualche grado e possiamo rimanere intorno a 68-67 gradi che sono quelli necessari per l'ammostamento. Ovviamente questo sarà un ammostamento a un unico step. Qui c'è il mio socio in affari Guido che ci dà una mano a fare la birra, ovviamente da solo è difficile da fare. Iniziamo a buttare i grani piano piano. Li mescoliamo. Adesso iniziamo con il cronometro, ci vorrà più o meno un'ora per fare tutto il processo di ammostamento, quindi lo lasciamo lì tranquilla per un'oretta controllando la temperatura che a me adesso risulta intorno a 66 gradi. Allora, come vi dicevo, abbiamo ottenuto 66 gradi, quindi ovviamente buttando il malto dentro, che sono una decina di chili su 37 litri più o meno, ho abbassato la temperatura. Adesso la pompa è in funzione, c'è anche il mio aiutante 2, Guido. Come vedete, la pompa in funzione sta effettuando il ricircolo in modo tale che tutto il mosto sia uniforme. Allora, ora abbiamo preparato nel frattempo, aspettiamo, un liquido, cioè una soluzione con lo starsa nell'acqua che praticamente serve a sanitizzare tutto quello che viene a contatto con la birra. Ovviamente non è per ora, ma servirà dopo. Perché fino alla bollitura, diciamo, tutto quello che verrà a contatto con il mosto non causerà nessun problema.
ovviamente perché andremo a bollire, ma quando andremo poi dopo a raffreddare il mosto è importantissimo che tutto sia correttamente sanitizzato. A questo punto mancano 7 minuti alla fine del processo. Io utilizzo questa semplice applicazione che è gratis, si chiama Brewfather e veramente aiuta molto nel produrre la birra, perché ci viene praticamente offerto qualsiasi tipo di servizio e ve la consiglio. Il nostro ricircolo continua alla grande. Abbiamo girato ogni 15 minuti il mosto e i grani in modo tale che sia uniforme l'estrazione dello zucchero. Nel frattempo, mentre aspettavamo la fine del mesh, abbiamo messo l'acqua di sperge a bollire, insomma a scaldare. Manca poco, ormai siamo a 61 gradi, arriviamo a 70 gradi con questa e poi la buttiamo sui grani. Allora, adesso portiamo l'acqua, cioè il nostro mosto lo mettiamo un attimo qui in un contenitore e faremo lo sperge, quindi l'acqua che poi dopo arrivata a una settantina di gradi si fa sciacquare questo grano che c'è qui dentro, che è rimasto, quindi estraiamo tutto lo zucchero possibile dal nostro mosto per vedere un po' quanto è la gravità iniziale. Bene. Ecco la nostra estrazione. Allora, ho preso un piccolo campione di mosto per vederne la gravità e andiamo a compararla con quello che più o meno indica la ricetta. Allora, questa è la fase di sperge. Io ho preso un semplice irrigatore e lo utilizzo come, diciamo, appunto come si utilizza un irrigatore per far sì che l'acqua non vada tutta solo in un punto ma che si sparga tutta nel piano che si è creato con le mani. A questo punto il lavoro si tratta di estrarre gli ultimi zuccheri che sono rimasti attaccati al grano e quindi riportarli là e arrivare a una quantità d'acqua sufficiente per la bollitura. Quindi se noi abbiamo come obiettivo fare 50 litri, cerchiamo di arrivare intorno a 54-55, perché dopo la bollizione in tutte le varie fasi un po' si perde. Quindi adesso estraiamo l'acqua a 70 gradi, 72 gradi e la buttiamo sul nostro grano. La seconda, ma anche la terza o quarta birra che proviamo oggi è una birra, si chiama The Wild Beer Bible, è una pale ale Big Body Mosaic Hops. Andiamo a provarla perché ancora non l'ho provata. Bene, visto che abbiamo ottenuto un'ottima estrazione e la gravità iniziale era 1.058, il target era 1.051, quindi con un'efficienza del 70% dell'impianto possiamo ritenerci soddisfatti. Adesso siamo quasi in bollitura, manca davvero poco, quindi aspettiamo un altro po' e poi andremo ad aggiungere il luppolo nei vari step. Ovviamente qui ci sono già tutte le cose che serviranno per il processo di raffreddamento e per poi mettere tutto nel fermentatore a sanitizzare. Allora, questa è la terza infusione di luppolo, ovviamente ce n'è stata una all'inizio, ho appena iniziato la bollitura, e un'altra l'abbiamo fatta prima, questa è la terza infusione, ce ne saranno quattro. Mettiamo un altro po' di luppolo e lo buttiamo dentro questo cestellino che serve a rendere un po' più pulita la birra. Allora, siamo nella fase finale, la più delicata di tutte, quindi è benissimo, bisogna tenere a mente di sanitizzare tutto con un spruzzino, qualsiasi cosa, anche più di una volta, potete sanitizzare anche il cellulare. Poi
abbiamo l'acqua che scorre qui, che viene dal pozzo, quindi non vi preoccupate, la pago per fortuna, chi invece la deve pagare purtroppo mi sale caro. E poi abbiamo questo qui, che è il raffreddatore a plastica. Praticamente questa è l'acqua che viene dal pozzo, questa è l'acqua che esce. In teoria l'acqua entra fredda e esce un po' calda, e qui invece deve entrare caldissima perché arriva alla temperatura di ebollizione e deve uscire a temperatura abbastanza, diciamo, tra i 15 gradi, insomma, massimo una quindicina di gradi, 16 gradi, 18 gradi, non di più, perché a seconda ovviamente il tipo di lievito che utilizziamo, che andremo a inoculare quando il fermentatore è pieno, ovviamente dobbiamo ottenere una temperatura corretta, perché altrimenti se abbiamo una temperatura troppo alta, poi il lievito si attiva in maniera troppo rapida e non fa la sua funzione. Invece se la temperatura è troppo bassa, il lievito tarda ad attivarsi, quindi sarebbe rallentata l'attivazione. Quindi è importante che tutto sia sanitizzato, come ho detto. Non va aperta tutta la valvola di uscita, ma va dosificata fino a che il liquido non esca a temperatura corretta. Ora, un impianto professionale qui avrebbe un termometro in uscita, tanto da verificarne la corretta temperatura. Io vado a mano, come vedete siamo abbastanza vicini con questo appendino qui per gli attrezzi da cammino. E quindi comunque adesso diciamo che la parte finale è in alto. Bene, una volta terminato tutto il procedimento mettiamo dentro il gorgogliatore un po' del liquido preparato con lo Starsan. Questo ovviamente viene sigillato in maniera ermetica. Vedete, esce una solare. Questo è ovviamente chiuso ermeticamente, ora da una lettura intorno ai 24 gradi, ma visto che siamo di notte probabilmente scenderà dell'altro. Comunque, siamo più o meno a questo livello. Domattina vedremo se funzionano o non funzionano i lievi, speriamo di sì. Dopo una dura giornata di lavoro ci meritiamo anche noi il nostro dolce, in questo caso è birra. Dessert in a can. Una birra norvegese, probabilmente una stout, con cioccolato, caffè, menta, peperina e biscotti. Una roba veramente spaziale. Ecco i nostri lieviti in azione. Vedete che hanno già iniziato a lavorare. Questo è il gas che producono mangiando gli zuccheri e ovviamente è un buonissimo segno, vuol dire che la fermentazione è partita, siamo nel range di temperatura tra i 20 e i 22 gradi. Via via che il liquido esce, ne aggiungiamo sempre un po'. Dobbiamo aggiungere un po' di liquido ogni tanto, quindi controllare un paio di volte al giorno che ci sia sempre del liquido, perché altrimenti l'aria entrerebbe dentro. Questo fa la funzione appunto di airlock, quindi permette l'uscita ma non permette l'ingresso dell'aria.